nostra politica devono saper ritrovare lo spirito. E questo senso di squadra è quello che il nostro paese deve costantemente rinverdire, recuperare, applicare, ritrovare in ogni circostanza. A Mattarella ha immediatamente risposto Salvini, che dice: noi puntiamo sulla crescita. Il ministro Di Maio afferma di non voler sfidare né l'Europa né i mercati. Il titolare del lavoro parla poi di coperture e annuncia la nascita di un team che si chiamerà Mani di Forbici. Sentiamo Chiara Garzilli. Dopo anni di manovre imposte dall'Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico, si cambia rotta per scommettere su futuro e crescita con equilibrio e coraggio. La Costituzione non lo impedisce. È con un messaggio diretto che Matteo Salvini replica al monito del Capo dello Stato. Stia tranquillo il Presidente, commenta il Ministro dell'Interno, difendendo le misure contenute nella manovra che l'esecutivo si appresta a varare. E aggiunge: se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare, me ne frego e lo faccio lo stesso. Puntiamo sulla lavoro, sulla crescita, sulle imprese, sulla riduzione delle tasse, sulla reintroduzione dei giovani al lavoro e vedrete che il debito scenderà perché l'Italia torna a crescere. Finalmente quindi Mattarella e i commissari europei possono e devono stare tranquilli. Manovra difesa con fermezza anche da Di Maio.